noi dobbiamo raggiungere il quorum, d'accordo? Dobbiamo raggiungere il quorum, ma dopo raggiunto il quorum, noi dobbiamo stare con il fiato sul tavolo, a dire Tony, Salvador, questo io mi sfugge il nome, ma ci dobbiamo scegliere. Beh, Ita ci portava, ma non solo per rappresentare a me, non ti ho delegato, Ita ci ho mandato là, ti ho mandato lì, perché tu devi fare i miei interessi, ma non solo i miei interessi sicuramente, devi fare gli interessi di tutta la comunità. E per favore finite con questo fatto strumentale, l'ospedale, tutte queste, posso dire una parola, queste cazzate, perché noi ne abbiamo proprio le scatole. Non è più un sette giù. Va bene? Allora, cosa si può fare? Cosa si può fare? Cosa sono le priorità? In questo paese quali sono le priorità? Qualcuno di voi, lei che ha fatto politica da circa 20 anni, no? Almeno penso. No, no, io me lo ricordo che lei era agli orsoni. Dica le priorità che ha questo momento, me lo sa dire? Me lo dica. L'ospedale pensi che una di no, ma a parte l'ospedale, per favore, sto ospedale. No, ma a parte l'ospedale. Ma non possiamo bastarci. Vabbè, non facciamo un colore, la prima volta. Poi domani vedremo se lei vedrà se vuoi portare all'apice l'ospedale. Io vedremo, questo è il problema. Come li chiamano? Non importa come li chiamo. Come li chiamo io conosco i nomi di tutti questi qua. Giuseppe. Lei invece no. Giuseppe. Questa politica che voi dovreste fare sarebbe una politica fatta porta a porta, non una politica di dire ma tanto che muovo, no, come voi andate casa per casa a bussare Maria, Giovanni, Francesco, Nicola, lo fuoco da buono, che mi serve? Così dovreste andare a vedere, a scavare, se ci sono delle problematiche, la responsabilità è vostra, voi dovete risolvere, i cittadini vi devono incoraggiare. Ma che vuoi parlare? Ma già il fallimento di questa ci vuole quello che dite pure. Ma questo è un fallimento. Ma vogliamo capire noi che questo è un fallimento? Lato Nero non era così. Noi abbiamo figure eccesse, abbiamo creato una classe di gente che ancora oggi occupa posti di siamo ridotti a una comunità di pale. Quindi scusa, con coraggio no, bisogna dire che sono voi la la solidarietà.
ha bisogno dell'aiuto degli altri possa trovarlo. Questo è fondamentale, perché le sacche di sofferenza e di disagio sono in tante famiglie di lavoro, che le sopportano con tantissima dignità e spesso nella più completa solitudine e abbandono da parte delle istituzioni. Ci sono le possibilità, perché c'è qualche finanziamento già in corso che può essere utilizzato a questo scopo, perché a Lago Negro ci sono associazioni che si occupano di queste attività, che si occupano di prestare la solidarietà, l'aiuto agli altri. E queste attività di cui la comunità ha bisogno portano anche i posti di lavoro, perché consentono a chi ha la capacità di mettersi a disposizione degli altri anche la possibilità di esprimere un'esigenza lavorativa. La solidarietà quindi è una priorità per questo paese. La capacità di intercettare tutti i finanziamenti regionali progettando continuamente miglioramenti e innovazioni. Dobbiamo riuscire a cambiare il volto anche dell'ente, proprio degli uffici comunali, che oggi sono arrivati in una condizione di estrema difficoltà, perché i pensionamenti giusti, necessari, hanno impoverito l'offerta di servizio. Oggi la maggior parte degli uffici del Comune di Lago Negro sono sguarniti di quelle professionalità necessarie perché si possano affrontare adeguatamente i problemi del Paese. Quindi bisognerà, proprio perché siamo un Comune in dissesto, allo sblocco del turnover previsto per novembre, essere pronti per i concorsi che possano portare il nuovo personale all'interno degli uffici. E questo non lo può fare il commissario. Non lo può fare, perché il commissario fa l'ordinaria amministrazione. Organizzare, bandire i concorsi, ottenere le autorizzazioni dal Ministero dell'Interno, bandire i concorsi, assumere nuovo personale, non lo può fare il commissario. Noi dovremmo rinviare di un anno un'attività necessaria alla vita dell'ente, alla possibilità di fornire i servizi necessari ed adeguati a questa comunità. Priorità di questo paese è riuscire ad investire nella cultura, una cultura che non sia autoreferenziale, una cultura che sia diffusa, una cultura che sia espressa da chiunque ritenga di avere una capacità di esprimerla. Ci sono stati anni durante i quali ci siamo arricchiti di eventi culturali. Poi, in qualche modo, è cominciata la guerra per bande e si è preteso di avere la leadership del settore. Questa non è cosa buona. Io credo che la pluralità delle voci culturali possa ricreare quel fermento necessario a crescere. Con la cultura si mangia, con la cultura si mangia. In un paese come quello di Lago Negro, con la cultura si mangia. Possiamo valorizzare i poeti, possiamo valorizzare gli artisti, ne abbiamo avuti e ne abbiamo, gli importanti. Possiamo valorizzare ogni stimolo creativo. Dobbiamo mangiare dell'agricoltura.
dobbiamo riuscire ad attirare gente sui nostri territori, perché il nostro angolo alimentare è un angolo alimentare di qualità. Noi dobbiamo preservare l'ambiente, perché nell'ambiente preservato noi riusciamo a produrre prodotti della terra, prodotti degli allevamenti che possono guadagnarsi la ribalta. Quindi noi dobbiamo puntare sull'agroalimentare. Noi dobbiamo puntare sul turismo. E questo dicevo, il commissario forse non lo può approvare il regolamento per la Fida Pascolo che l'anno scorso fu portato in consiglio e fu bocciato da pezzi di maggioranza attuale che non hanno avuto la capacità, la forza, l'abilità di riproporsi. Allora noi dobbiamo approvare il regolamento per la Fida Pascolo. Noi dobbiamo uscire a riprenderci la leadership turistica dell'area. Noi dobbiamo dare corso a quello che era un antico sogno di una persona che io ho avuto l'onore di conoscere, che inventò il mare Monti Terme. Ebbe l'intuizione di dire che questo territorio può essere collegato da un'idea di sviluppo in cui ciascun paese diventa leader di qualcosa che insieme porta più i turisti. L'Adronico è un paese al quale noi dobbiamo guardare, perché è riuscito con un'amministrazione libera, con un'amministrazione accorta e attenta ad ogni tema di innovazione, oggi ad essere attrattore dell'area grazie alle terme, grazie all'ambiente, grazie alla buona organizzazione dei servizi comunali. Noi siamo vicini territorialmente, noi siamo i paesi della Valle del Noce, noi siamo le sei comunità della Valle del Noce. Noi su questa Valle del Noce, con i paesi vicini di Nemoli, di Rivello, di Lauria, di Maratea, di Trecchina, dobbiamo riuscire ad esprimere davvero un'attrattività grande, perché noi abbiamo il mare, perché noi dobbiamo recuperare la montagna, perché a Lago Negro noi dobbiamo recuperare il Parco Giada. Noi dobbiamo riuscire a trovare per questa risorsa grandissima che avevamo, che oggi con difficoltà imprenditori che si rimboccano le maniche e che nel silenzio e nel disinteresse generale cercano di continuare a fornire un servizio, dobbiamo riuscire ad aiutarli, a trovare delle strade che portino di nuovo il Parco Giada ad essere un livello importante. Non sto facendo un elenco di cose vuote, perché ogni attività in più che noi riusciamo a far partire, ogni momento che noi riusciamo a gestire nel modo giusto porta risorse a questo paese, porta un cliente in più che prende un caffè, porta una famiglia in più che crea poi quel circolo economico che serve a far crescere il nostro paese. Noi abbiamo una tradizione di uffici pubblici, noi dobbiamo chiedere alla nostra rappresentanza regionale di rafforzare gli uffici pubblici. Noi non possiamo perdere, come sta per succedere, il genio civile, dove l'ultimo ingegnere è andato in pensione ed oggi non si riesce a spiegare una pratica. Questo è un danno per la collettività, è un danno per le imprese, è un danno per chiunque abbia interesse a poter realizzare un manufatto, non riesce ad ottenere le autorizzazioni. Noi non possiamo correre il rischio che l'INPS venga portata via perché si parla di accorpare gli uffici. Noi dobbiamo difendere l'INAIL, noi dobbiamo rafforzare il tribunale, dobbiamo mantenerlo, perché questo, ma dobbiamo riuscire a diventare un paese accogliente. Noi ci siamo dimenticati
uomini e donne del sud. Noi dobbiamo accogliere tutti quelli che dai paesi vicini vengono a fruire dei servizi di Lagonello come un paese pulito, come un paese che dà servizi, come un paese che riesce in qualche modo a mostrare un volto diverso da quello che finora ha mostrato. Noi dobbiamo riuscire a rendere le nostre imprese ricettive, commerciali, più attrattive, perché dobbiamo riuscire a portare gente a Lagonegro che abbia voglia di spendere, di rimanere sul territorio. Io vorrei che altri cittadini si confrontassero con me, perché noi, ripeto, questa è una dimensione più agevole per il confronto, quindi ecco, poi la sindrome da microfono prende sempre, no? Quando uno trova un microfono si mette e parla, mentre invece credo che il dialogo sia molto più importante della semplice elencazione dei buoni progetti che noi abbiamo. Siamo qui, fateci domande. Almeno per nome con una bellissima presentazione. Allora, Antonio Reino. Di tutto
a chi vuole impegnarsi per la collettività. Quindi io chiedo ai cittadini di Lagonegro di sostenerci, di andare a votare, di esprimersi a favore del governo del paese e di starci vicino, perché noi di questo abbiamo bisogno, di essere vicini l'un l'altro per portare di nuovo Lagonegro alla grandezza che merita. Grazie a tutti. Grazie.